Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questa nuova recensione. Perdonatemi, l'avevo preso un po' sgambata. Oggi sono qua a parlare di questo film originale Amazon, uscito davvero da pochissimo, un vero Bomb Squad, film con il nostro amatissimo e anche odiato da alcuni, ovvero Mel Gibson, che a me piace tantissimo. Fatemi sapere un po' voi. A me le mie saghe preferite, cioè Mel Gibson, è la serie di Mad Max e la saga di Arma letale. Mi vengono in mente questi in questo momento. Poi fatemi sapere un po' voi che film vi piace del nostro Mel Gibson. Niente, io le mie premesse erano pari a zero. Ho detto sicuramente sarà un film del cazzo con Mel Gibson, che sicuramente non si vedrà per niente. Avevo ragione in parte, ovvero Mel Gibson si vede poco. Vi ricordate quel film sempre che era, mi ricordo come cazzo si chiama, cioè Mel Gibson era sempre seduto, non si vedeva mai in piedi. Ho detto, ma che c'ha una paralisi? Che c'ha Mel Gibson che sta sempre in quel cazzo di divano nel soggiorno? E tutto il film prende lui, non era proprio il protagonista, era soltanto uno stronzo che viveva nel palazzo. Cioè, questo era Mel Gibson. E io ero rimasto troppo male, che non serviva un cazzo nel film. Qua invece Mel Gibson è questo artificiere professionista con il suo collega che si butta nelle battutacce, un po' stile film anni 80. Però niente, qua si parla di hackeraggio, ovvero questo tizio in questo palazzo al settimo piano, mi sbaglio, Decimo. decimo piano, viene ricattato da un altro hacker, perché è un hacker che non è proprio hacker hacker. E così dice, c'è una bomba sotto il culo e varie bombe sparse per tutto il palazzo. Se tu non fai quello che dico io, in un certo modo, prende, faccio saltare il tuo culo, faccio saltare i culi dei tuoi genitori, ammazzo tutti. Quindi verrà preso in ostaggio e che anche farà mandare dei messaggi che fa cadere la colpa su lui, ovvero che è lui il terrorista, non quello che sta dietro il tutto. Allora, c'è da premettere una cosa. In questi film, di solito, quando si è solo in una stanza, ci si è fermi, ci si fanno due palle così. Ecco, questo film, tutto ciò che è tutto girato dentro un cazzo di ufficio, e qualche esterno, come vi ho detto, che ci sono gli artificieri, la polizia, proprio piccola postilla, ci sta. Quella che faceva streghe, proprio di streghe, mamma mia, come si è fatta cesso. E che poi è bello che ci sono le attrici delle altre streghe, quella là con. Ah, pure quelle si sono Non lo so ingrassate. come oggi. Quante si sono ingrassate? Non lo so. Però mi rende cesso, di fatto. E a parte questo, che si è fatta cesso, proprio. Mi sta pure sul cazzo, su streghe, ma non è che poi l'hanno adottata ai coglioni. Ci hanno messo l'altra. Perché litigavano con Alissa Preferisco Milano? l'altra. Preferisco l'altra. Quale? Quella rossa? Quella rossa Vabbè, preferivo. Ma non ce n'era più simpatico e poi faceva ridere. a me piaceva il trio classico. Non lo Comunque, so. vabbè, vai. E allora, e niente, da qui in poi, diciamo, il film gira tutto Stavo intorno. dicendo il fatto che ci sono tanti film che in una stanza E che poi si ti si gira. rompe. Oh, ci sono tanti film che c'è tanta azione, no? E poi azione di merda, che poi alla fine ti fai due palle così, lo stesso. E invece questo film mi ha intrattenuto. Sì, ok, ci sono effetti un po' che lasciano a desiderare, ci effetti un po' di merda, però abbiamo il fatto della trama, anche se già rivista come sempre, già una sceneggiatura stravecchia su certi versi. A me, mentre tu non mi ha si è lasciato guardare per più di un'ora e mezza. Mel Gibson ha fatto qualcosa che a me non si è reso un po' utile. Le musiche sono le classiche musiche che vengono usate in questi film qua, thriller, action, da quattro soldi. Però Avevano un particolare effetto, nel però. complesso ci può stare. Ok, abbiamo una regia un po' così così, abbiamo una fotografia anche che non fa impazzire nei neri e fa schifo, e quando nelle scene Sì, illuminate fa pure schifo. no. Quindi una gestione dei colori un po' sballata. La recitazione degli attori, anche quella un po' altalenante, c'è Pru che tracanna gomme da masticare, manco non ci fosse un domani, neanche stesse facendo una pubblicità della Virgorsol. E abbiamo il nostro caro Mel Gibson che fa sempre la stessa parte, sembra che recita sempre la stessa parte dagli ultimi 40 anni. Quindi, un film che se amate Mel Gibson, volete qualcosa di diverso, volete passarvi una serata tranquilla senza pensieri, che dovete soltanto pensare a un tizio che con una bomba nel culo, e ci sta bene.
come film. Intrattiene. Intrattiene, ci può stare. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video.